E adesso abbiamo visto approcci diversi alla tecnologia, abbiamo visto la presentazione di una parte, mettiamola in questa maniera, di una sorta di agenzia appunto con Gabriana DB, abbiamo visto soluzioni come quella di Gardi, una piattaforma come quella di Chat Builder. Qui invece facciamo una sorta di shout out verso un prodotto, un prodotto che può essere utilizzato SaaS, che è IBM Watson, e che tutti i giorni io utilizzo al lavoro. Questa è la scaletta di oggi, quindi partiremo da una breve introduzione rispetto a chi sono e chi è Maudern, che cos'è IBM Watson, come funziona nel mondo reale, cioè la trasformazione da quello che viene detto in linguaggio macchina, mettiamolo in questa maniera, e alcuni consigli che dall'esperienza di questi due anni a contatto con IBM e a contatto con Watson posso provare a darvi per utilizzarlo al meglio. Mi presento, sono Francesco Limoggio, sono un full stack developer di Maudern SPA e ho 22 anni, sì davvero. E oggi sono contro il mio codice, perché indosso una giacca e una cravatta, che è un po' il codice vostro, mettiamolo in questa maniera. Never trust a developer when you sleep. Maudern chi è? Maudern è... Oh, un po' troppo. Qui non come sai. Maudern è un gruppo di 30 anni, 1987 è stata creata Maudern e si è sempre occupata di tecnologia in generale. È partita come broker hardware e da 3 anni a questa parte sta affrontando la digital transformation delle più grandi società italiane e non, proponendo soluzioni di intelligenza artificiale, di chatbot, di digital signage e tutto questo nella parte appunto di digital transformation. IBM Watson, che cos'è? Quanti conoscono IBM Watson? Per nome almeno. Quanti l'hanno utilizzata? In casi di successo? Di successo si intende un 100.000 utenti e più. Vogliamo scendere a 50? Ok. Una delle nostre soluzioni raggiunge attualmente 75.000 utenti unici. Funziona abbastanza bene. Con i limiti di Watson. Per tutti il resto che non l'ha mai utilizzato a pieno. Watson è una soluzione cognitiva che utilizza algoritmi cognitivi. Detta così è dire tutto e dire niente. È una soluzione che è disponibile in servizi SaaS, esistono SDK per la maggior parte dei servizi per linguaggi di programmazione, e si divide in 3 grandi aree, mettiamole così, Cognitive, Health e IoT. IoT per tutta la parte di gestione dei sensori, gestione del deploy, addirittura delle immagini sui dispositivi IoT, per cui gestisce un sacco di roba. Health per tutto quello che doveva essere Milano come capitale dell'Health IT a livello europeo, perché tutta la parte del nuovo centro che stavano realizzando fuori Milano era basata per la maggior parte su Watson, e negli ultimi, mettiamola così, 5 anni ha dato una mano alla ricerca sul cancro e tutte queste cose che tutto sommato su internet si trovano facilmente. Per quanto riguarda la parte cognitive e per quello che ci interessa realmente, cioè l'intelligenza artificiale applicata alle conversazioni, questi sono i servizi che si possono utilizzare principalmente. Sono Conversation, sono Discovery, Tone Analyzer e Personality Insight. Messi in questo ordine per comodità semplicemente, perché di solito si parte dal primo per arrivare all'ultimo a livello di profondità, di informazione e di formazione da parte di IBM. Conversation, che è la parte di gestione della coda corta, quindi immaginiamo lo small talk, quindi immaginiamo informazioni atomiche che non richiedono la ricerca, per esempio, su una parte di JSONORB, su una parte di Solr. Tutta questa parte di big data viene eclissata dalla parte di small talk all'interno di conversation. Discovery è esattamente l'opposto, di conseguenza gestiamo quantità abbastanza grosse di dati. Con il nostro cliente stiamo raggiungendo 4 milioni di documenti dalle 150 alle 2500 parole per ogni documento. Tone Analyzer, che e quindi consiste nella gestione della coda lunga, il 70% della conoscenza che il chatbot dovrebbe avere su tutto quello che i dati dell'utente i dati del cliente su quali vogliamo fare ricerca. Tone Analyzer è per la questione, mettiamola così, voglio capire veramente se il mio utente finale è convinto o è d'accordo con quello che gli sto dicendo, cioè se reagisce in maniera scorretta e qual è il sentiment della frase che ha appena finito di dire. Personality Insight è una cosa un po' più complessa ed è un algoritmo che gestisce ed estrae i Big Five.
al lavoro lo utilizziamo per gestire flussi di conversazioni. Quindi immaginiamo di fare una profilazione iniziale all'utente, e in funzione di quelle risposte, in funzione del suo profilo, in funzione di un testo che riusciamo ad analizzare, decidiamo la tipologia di persona che può essere nel nostro sistema. E quindi il sistema reagirà di conseguenza rispetto alla personalità. Ora, tutto questo è appunto riportato nel mondo reale. Parlando, qui finisce la parte sale della presentazione. Ora diventa molto più tecnica, nonostante fosse già abbastanza sentita prima. Tre cose sono fondamentali da ricordare nei servizi di IBM Watson. Sono queste tre: intenti, identità e combinazione. L'intento è quello che l'utente veramente vuole nella frase, ed è quello che banalmente può essere raffigurato con il verbo. Le entità sono la parte dei nomi. Per quanto riguarda le entità, qui si apre un capitolo veramente grosso da gestire, perché Watson non vive di open entity, quindi tutte quante le cose che voi volete tracciare all'interno di un vostro sistema devono essere scritte da qualche parte. Stiamo parlando con un cliente e si tratta di ricci di mare, quindi abbiamo dovuto creare all'interno di tutte quelle delle entity per fare la ricerca su Discovery e gestire tutte queste informazioni qua, creare l'entità ricci di mare o creare l'entità ortofrutta, perché ci sono ed esistono informazioni particolari legate ai ricci di mare o all'ortofrutta e a tutti quanti i beni e servizi che abbiamo intorno a noi che non sono scritte di standard di Watson. Nonostante questo, con Mauden stiamo realizzando appunto soluzioni che permettono di integrare più facilmente una buona parte di entità del vocabolario italiano e una buona parte di small talk, perché attualmente gli small talk, come per Dell'Flow, come dicevo prima, di Google, sono soltanto in inglese, o almeno esistono librerie di IBM che lo fanno e che lo realizzano, ma soltanto in inglese. Per l'italiano ci stiamo pensando. Per quanto riguarda invece le combinazioni, è la vera essenza della parte conversazionale del sistema. Quindi soltanto descrivendo e soltanto realizzando questa unione tra intento e identità nella parte di dialogo, nella parte appunto di combinazioni, funziona. Mettiamola in questa maniera. C'è la possibilità di salvare dati di contesto, c'è la possibilità di integrarlo in diversi modi, per carità, funziona. Questa è l'architettura che di solito propone IBM, di conseguenza vediamo il servizio di conversation e il servizio di discovery che funzionano rispetto al nodo centrale, che è quello giallo dove ci sono i gear, che è una parte di codice, perché sì, questi servizi non si integrano nativamente con piattaforme quali Facebook, quali Telegram, quindi non c'è un connettore diretto rispetto a queste cose qui. Nella parte di deploy, che è quella successiva, esattamente, ci sono due soluzioni per poter far funzionare i servizi IBM Watson nel mondo reale. Che sono questi qui? C'è Botkit e ci sono le API. Meno male, Botkit fa quella parte di middleware di gestione del messaggio prima che arrivi alla parte di codice di Botkit che gestisce il messaggio standard. Quindi mettiamolo così, l'asterisco text in questa maniera. È possibile installare nel proprio applicativo, anche qui ci sono abbastanza SDK per tutti quanti i linguaggi, la parte di Botkit e di conseguenza la libreria per gestirlo, altrimenti si possono utilizzare le API dirette di inizio. Qual è più comodo? Personalmente io ho sempre utilizzato le API, semplicemente perché non è sempre comodo inserire Botkit in alcune soluzioni che stiamo sviluppando. Questi invece sono i 6 passaggi che sono necessari al compimento e alla funzionalità corretta del sistema. Prima stavamo parlando di anche da parte di deploy e di come gestire, quindi c'era qualcuno che chiedeva ogni quanto vengono aggiunti i documenti oppure ogni quanto vengono aggiunte le domande per aumentare la conoscenza. Questo è il processo che seguiamo noi e come modulo abbiamo più o meno standardizzato per funzionalità. Quindi la prima è la ricezione del dato, la seconda è la conversione in italiano corrente, perché la maggior parte delle volte il dato di una grande organizzazione ci arriva in un formato standard per loro. Quando si realizzano soluzioni B2C, purtroppo questa parte qui deve essere convertita. L'utente non ti andrà mai a chiedere, a meno che non sia una tipologia particolare di utente, ma per la maggior parte delle volte non chiederà mai per filo e per segno come il cliente della soluzione si aspetta che la domanda venga posta. Il terzo passaggio è appunto la validazione, perché chiaramente l'istruzione non può essere fatta se il cliente non ha validato la domanda e la risposta corretta. Poi c'è la parte di training, che dura,
ve lo prometto. E infine ci sono le due fasi finali, che è la parte di testing e deployment. Per quanto riguarda il testing, ho sviluppato una minima libreria che si può utilizzare offline per testare conversation, e il link è quello qua sotto. Poi in ogni caso mi posso girare in qualche modo. Quindi, abbiamo avuto un'idea di quelli che sono i servizi di IBM Watson, abbiamo avuto un'idea di come deployarli più o meno, quali sono i passaggi per renderlo efficace rispetto a quella che è l'interazione che ci immaginiamo. Io resto a vostra disposizione per eventuali domande, e se vi serve qualcosa. Una domanda a riguardo sulla trasformazione del dato, no, che hai detto in questo momento. Mi chiedevo, ma questo lavoro di trasformazione, sì, sì, esatto, e in questo caso tu sei uno sviluppatore, no? Sì. In una realtà immagino grossa come questa, probabilmente mi sbaglio, però non conosco IBM Watson, però IBM è un nome conosciuto, quindi okay. Poi non so Maudin, però a che livello viene fatto? Cioè, qual è la figura che svolge effettivamente questo lavoro? Perché ad esempio io nel mio piccolo, che voglio sviluppare un chatbot per un'app che faccio io, sono io vita a volte miracolo di tutto. In realtà, sì, come questa, chi è che mette effettivamente mano ai testi? Allora, ci è capitato di tutto, veramente. Ci è capitato il cliente che ha chiesto di fare questa parte qui, quindi aveva dei documenti, li ha trasformati in combinazioni, e poi dopo ne abbiamo fatto tutta la parte di addestramento e realizzazione del sistema stesso. Ci è capitato il cliente dove ha detto, tiè, fai te. E in quel caso quello che è successo è che Maudin ha semplicemente al suo interno un copywriter, e insieme al copywriter e insieme alla parte tecnica si realizzano appunto quelle che sono le combinazioni che l'utente può fare quando vuole, e viene istruito nella parte di conversazione. Il resto viene predisposto come documenti su cui effettuare le query e viene portato dentro il discorso. Quindi sì. Grazie. Prego. Posso fare una domanda io? Ciao. Perché dicevi che la fase di training è complessa? Perché molta gente pensa, basta sapere quello che c'è dietro. Spiegalo tu che ce l'hai usata. Certo. Ok. La parte di istruzione è complessa, oggettivamente complessa. Nonostante il tool sia semplice da utilizzare, ma il lavoro di concetto che c'è dietro, la parte complessa, ed è appunto per questo che le società si rivolgono a Maudin per fare questa cosa. Ed è appunto anche per questo che IBM si rivolge a Maudin per svolgere progetti. Perché in questi due anni e mezzo, tre anni, su cui lavoriamo con queste piattaforme, sappiamo quali sono i limiti e le potenzialità delle stesse. La parte di training è complessa, non tanto per l'uso dello strumento, come dicevamo prima, quanto per il concetto che c'è dietro, per l'identificazione di intenti ed entità nella maniera più corretta, e perché nei successivi rilasci non si distrugga quello che è successo prima. Siccome è proprio a runtime, si può fare veramente a runtime l'istruzione di un software, utilizzando questi servizi, si rischia di mandare... È chiaro a tutti. Sì. Perché usate IBM Watson e non qualcos'altro? Questa è un'ottima domanda, perché Maudin è Platinum Business Partner di IBM da 30 anni, quindi da quando è nato. Ma avete provato qualcos'altro? Sì, assolutamente. Quindi, ora, oggi stiamo parlando di questo. Se Paolo ci invita un'altra volta, parliamo di qualsiasi altra roba insieme. E una tra le cose più comode rispetto a degli altri rispetto a Watson è il fatto, però ci sono pro e contro, della facilità di integrazione rispetto alle piattaforme di messaggistica, per esempio. Grazie.